perché come si condividono le penalizzazioni, ma perché si ritiene scusami Donatella, hai ragione, se però tu chiudi così una questione idraulica, da un lato stringi tutte le macchine che prima stavano in due, stringi in due. E perché? Io vi manderò le foto, mi sono preso l'impegno, Donatella, io mi sono preso l'impegno, io vi scatto le foto da casa mia, non c'ho sto mai. Da casa mia vi scatto tutti i giorni le foto, vi assicuro che il sabato e la domenica. È la punizione per la penalizzazione. Onestamente, fra tutti i problemi che ha Milano, creare quel pezzo di penalizzazione, onestamente, non mi sembrava. Se poi ci mette giù, se poi ci mette anche lo schermo per i mondiali, dove porta 20-30 mila persone, mi chiedo che cazzo metteranno le mani. Mi premo, ho dimenticato prima di sottolineare tra quelle che sono state dette dall'ingegner Riazzola, il quale ha parlato del percorso Messi Verica Nova come di un percorso preferenziale per il traffico privato. Io faccio presente una cosa, Messi Verica Nova, come diceva prima Diana, è fuori dai raggi, allora io non devo capire. Perché se poi devo entrare in area C pagando 5 euro, mi fate fare tutto il giro della città fuori da area C. E qua mi ricollego al secondo punto. Se, metà della città, perché se arrivo dalla zona fiera, teoricamente entrerei da via Boccaccio o Conciliazione. Ma se devo andare in centro comunque devo entrare, è facile entrare, ma quando tu mi dici che il percorso preferenziale non sarà più via Boccaccio e ma diventerà l'altro, io non ho capito perché nel momento in cui vado a Reggi devo fare prima per entrare tutto il giro fuori da Reggi, ma questo è per curiosità mia. E diceva, a questo punto mi collego al secondo discorso. Cioè, area C è stata pubblicizzata al mondo come congestion charge. Quindi un'area fatta per diminuire la congestione del traffico. Tanto che all'incontro di giovedì scorso il vice sindaco si è vantato di aver ridotto del 50% il traffico in centro a Milano. Adesso il 50 l'ho capito male, 28% traffico. Non riesco a capire perché oggi noi dobbiamo fare un intervento che va in senso esattamente opposto a quello che è area C, cioè andare a chiudere una strada che ha come funzione quella del passaggio e del transito automobilistico, perché la gente non va in Piazza Castello perché Piazza Castello è bella e si deve fermare lì, ci passa ed è una strada tutto sommato scorrevole, è una strada che di fianco a un parco, è una strada ampia col parco dall'altra parte, quindi non è una strada inclinata. Quello che noi, anzi che voi state andando a fare in questo momento è creare un congestionamento pazzesco in forma una parte che invece una via piccola con tanta residenzialità e che quindi diventerà una casa di gas, per non parlare, come ho già detto la settimana scorsa e forse ripetuto oggi, di quello che diventerà via Pontaccio. Io non riesco sinceramente a capire perché questa amministrazione ha deciso di accanirsi in questo modo contro quella parte della città, a penalizzazioni, piste ciclabili, che comunque non fanno altro che produrre del traffico aggiuntivo. Detto questo, siccome sui giornali è uscito che come
Forza Italia e Lega Nord avremmo presentato 200.000 euro. Non è quello che intendiamo fare, non è quello che faremo, perché dal nostro punto di vista questo documento è inemendabile. L'unico emendamento che secondo me non dovrei scrivere io, che avrei voluto scrivere io, ma cioè, è talmente orrido il documento, è orrido il progetto che non lo faccio neanche, è un emendamento per richiamare la Giunta al percorso di condivisione che ha improntato la, quantomeno la campagna politica delle amministrative, visto che poi nei fatti vediamo qua l'assenza dell'assessore Maran e vediamo che il percorso di condivisione è stato abbandonato il 17 e il 29 maggio quando sono finite le elezioni, perché questa è uscita come una trovata degli stati generali in cui era presente il presidente ma nessun altro della maggioranza. Non è stata condivisa con la zona 1 prima e in questo momento, in questa seduta cambiata, ripeto, tre volte per avere la presenza del signor Maran, la giunta di cui Maran è esponente ha deciso di non dover condividere neanche le critiche, le eventuali obiezioni o gli eventuali miglioramenti proposti dalla maggioranza. Grazie. Grazie a lei, Venturi. Io credo che tanto sì, tutto sommato, in generale quando si vanno a leggere i documenti, le osservazioni e riguardano un tema, alla fine si va a capire come il primo impatto qual è il significato di questo documento, e il significato di questo documento è detto da voi, ritenuto, ma viene detto in più parti dove è ritenuto positiva la scelta di penalizzare uno spazio monetario di importanza come è Piazza Castello. Quindi voi date un giudizio positivo su un'idea fatta a tavolino, anche voi ammettete, con quanto ha detto il Presidente D'Onofrio, che lo ritenevo più prudente rispetto a stasera, nel senso che in generale davanti a mancanza, cioè a documentazione non esaustiva o a problematiche non ancora completamente viste e giudicate anche attraverso gli interventi dei cittadini, questo doveva essere un momento di ulteriore riflessione. Invece, come dire, il comportamento di questo consiglio di zona su un argomento tra l'altro non richiesto dalla vostra parte politica, perché non è stato chiesto da un parere da questo punto di vista, noi ci mettiamo in questo percorso di cui è uscita dal cilindro la lepre e abbiamo coscienza che comunque l'importanza è dare un giudizio positivo sulla penalizzazione quando sappiamo che l'istruttoria non è completa. Tant'è vero che anche voi, voglio dire, per correttezza, di cui non certamente ne prendo atto, dite una serie di conseguenze che per bisogna fare questo o quest'altro. Ma il vero problema è che prima si mette a punto un'ipotesi e si discute con la popolazione e con i cittadini. Perché io in generale, mettere, come dire, in uno stato di insofferenza la cittadini, la popolazione, e 4.000 o 5.000 firme ne sono una testimonianza, vuol dire che non c'è una sensibilità politica di come affrontare questo argomento. Non dico che non si debba affrontare, ma come voi affrontate questo argomento, che davanti, perché poi le termino, il problema di Via Dante, ma quanto l'abbiamo discusso
Si ricorda, Presidente, quanto è stato discusso il problema di Via D'Arte? Che se non era più di un anno, due anni, coinvolgendo nel frattempo tutti, non convincendo, perché alla fine sono stati convinti tutti, però non state. Questo è, voi in giro di due mesi create una, come dire, una irritazione di più di 4.000 residenti in quella zona. Questo è il vostro comportamento. Grazie. Grazie Presidente. No, dunque, solo una brevissima replica, perché gli interventi dei cittadini sono stati tanti, diversi, alcuni hanno portato della documentazione, alcuni hanno portato giustamente delle impressioni e delle perplessità, e come detto anche dalla consigliera Capirchio, questo è un processo che deve proseguire e andare avanti, vista la, il carattere di sperimentazione, ma visto anche tutto ciò che è, diceva anche il consigliere Selmi, un organismo quale è una città. Quindi io spero e credo e invito i cittadini, adesso ce n'è solo uno che mi sta inquadrando, ma magari poi questo vorrà dire che sarà un contributo che dovrà essere mandato da altre persone, spero che ripartecipino ad altre commissioni, ad altre sedute del Consiglio di zona che faremo su questo argomento, magari un mese dopo la partenza del servizio, oppure quando ci saranno eventuali situazioni particolari che potranno destare maggiormente la nostra attenzione, o quando ci sarà un supplemento di analisi. Questo è, come tutti, un processo in divenire, come tutti quelli che caratterizzano una città. Quindi auspico che si prosegua e che la condivisione dei pareri prosegua tra consiglieri e cittadini, ricordando che i consiglieri sono rappresentanti dei cittadini, quindi quando si parla col consiglio di zona, quando il tecnico parla col consiglio di zona, parla con i cittadini, cioè con coloro che sono stati eletti dai cittadini per rappresentarli. Grazie. Va bene, grazie. Allora, premesso che volevo chiedere se era possibile gli emendamenti votare in parti separate. Come si può votare in parti separate? Siccome non è. Lo so come si fa. Lo so nel senso che volevo fare una proposta, ma non nel senso che lo so a priori. Era solo questo. Volevo solamente premettere che sulla questione della presenza o meno dell'assessore, anzi meno dell'assessore, non è che la roba finisce anche qua. Non è che io su certe cose qualche reazione di solito ce l'ho. No, però detto questo mi sembra che Donofrio abbia segnalato, no, secondo me non è tutto astuto, per cui qualcuno dopo il momento, no, dopo un mese dall'entrata in vigore di questo provvedimento, quando entra in vigore, ho capito, siccome io oggi non lo so, non lo voglio dire. Dopo questa letto la delibera di giunta deve dire quella che mi manderà. È quello che manderò sicuramente. Grazie alla sua potenza in mano. Sarà reinvitato da capo, dopodiché vorrò vedere che cosa succede. No, se le cose vanno fatte come devono essere fatte. Facciamo un consiglio a capo. Non è vero. Detto questo, sugli emendamenti io procederei in questo modo. Volevo capire, Testori assume quella l'aggiunta quella sul partito del suo subemendamento. Sì, quello non lo assume. Voglio votare presentare separatamente in modo facile votarli entrambi. Può anche assumere, però dato che non la devo. Allora, come volete,
Allora, io devo mettere in votazione prima il premesso che esiste un emendamento di Testori, un subemendamento di Iarac e un altro emendamento di Iarac. Allora, l'emendamento di Testori inserisce nella prima pagina, dopo nella parte ritenuta, dopo la linea che comincia con opportuna, inserisce un'altra linea che dice: necessaria prima di procedere in via definitiva alla pedonalizzazione l'individuazione e realizzazione di un'area di sosta dedicata ai numerosi pullman turistici che oggi sostano in piazza Castello. Questo verrebbe integrato con il subemendamento che recita: come ad esempio nella zona dello stadio di San Siro o di Pagano, dove è possibile dove è possibile la sosta, appunto la sosta di 400. Non puoi aggiungere anche magari Bastione di Porta Venezia, che erano quelli indicati. Bastione di Porta Venezia è già possibile. Porta Venezia sono indicati già. Sono indicati, ok. Vabbè, con un altro punto. Non ho partito. Ultima riga del punto 4. Va bene. Allora, questa è una parte, quindi io, e poi dopodiché lo stesso emendamento, o va a distinto? No, non quello su. Ma mio è tutto. Dopodiché lo stesso emendamento pone al punto 7 una nota dove si dice: in merito alla pedonalizzazione dell'area, aggiunge al punto 7, cioè dopo il 6. Si ritiene necessario nell'ottica di un intervento di pedonalizzazione definitivo per disporre un progetto di sviluppo e utilizzo che rilanci il castello sforzesco in chiave culturale, sfruttandone meglio le potenzialità turistiche e aggregative. La stessa frase viene riportata nel dispositivo, dove al primo punto di osserva viene messo: è necessario predisporre e realizzare un progetto che rilanci il castello sforzesco in chiave culturale, sfruttandone meglio le potenzialità turistiche e aggregative. Cioè la stessa cosa detta prima, ma detta nel titolare. Allora si procede così: prima si vota il subemendamento di Iarac sulle localizzazioni dei parcheggi Puma. E si piace, ci piace. E chiudiamo. Dopo votiamo il l'emendamento Testori, che fa parte, che è quello che ho letto prima, integrato da questo subemendamento, che c'è già in due parti, cioè che porta due parti del provvedimento, e questo possiamo votare. E possiamo chiudere. Infine dobbiamo votare l'emendamento di Iarac, che si pone dove si esprime valutazione favorevole alla pedonalizzazione di Piazza Castello, osservando. Dopo osservando viene: in merito al progetto di pedonalizzazione, inserisce un nuovo punto che dice che in via sperimentale la chiusura venga fatta solo nei fine settimana o nei giorni di festa. Festa, ma io. Festa, ma io. Giorni festivi. Qualsiasi giorno festivo. Questo è il tenore dell'emendamento. In via sperimentale. Abbiamo inteso, è chiarissimo. Diciamo, se è un provvedimento sperimentale, non è che può essere un'altra roba. Lei fa lo sperimentato, non sperimentato. Va bene, adesso chiudiamo e approvato un emendamento, respinto l'altro.
Due emendamenti. Può andare dichiarazione di voto? Era un sub. Sì, sì, faccia pure, cioè, siamo quelli che non si sentono. Fai dichiarazione di voto. Che hanno provato solo un sub di adesso non è che. L'arroganza della mangianza, la sinistralità. E doveva però aggiungere questo dettaglio. No, sto seguendo. Di Gennaro è la primavera, va. Ho perso un pezzo, non fa nulla. Dichiarazione di voto che non potrà che essere contrario a questo provvedimento, perché da una parte abbiamo un dato reale, che è quello della prima valutazione AMA, che ci parla di un delirio di traffico e di un incubo. Dall'altra parte abbiamo delle ipotesi che sono un punto interrogativo basato sull'off toilet, sui ragionamenti. In mezzo c'è la verifica dei fatti. È chiaro che, e io mi auguro che abbiate ragione voi, anche se voto contro, è chiaro che se alla verifica dei fatti avrete avuto ragione voi, voi sarete stati coraggiosi e noi saremo stati pavidi. Se però i fatti dimostreranno cose diverse, dalla parte nostra c'era stato realismo e dall'altra parte c'era stata follia. Grazie. Grazie, Testori. Sì. Beh, non credo che sorprenderà il fatto che annunciamo un voto negativo, una valutazione negativa, questo nasce in parte anche dall'iter seguito dal documento stesso, nel senso che noi stiamo facendo delle osservazioni a un documento che in realtà domani si presume diventerà ufficiale, quindi o nella notte qualcuno se lo legge oppure ha un'utilità assolutamente superflua. La speranza di questo documento è appunto che, essendo via sperimentale, dopo poi qualche riflessione successiva, io spero che si possa avere poi un incontro politico, perché noi abbiamo avuto un incontro con dei tecnici che, poveretti, hanno portato dei dati, non sono adatti ad avere un dibattito, cioè un tecnico deve fornire gli elementi ai politici per fare il dibattito, cioè, se manca la controparte politica per cui fare il dibattito sulla base dei dati, scusate, ma la riunione è stata poco proficua. È stato forse utile ai cittadini per sentire meglio la presentazione dal punto di vista tecnico del progetto, però in realtà questo progetto ha un punto centrale che deriva dal fatto che la gente, col minimo di buon senso che comunque ha perché vive la realtà di tutti i giorni, tra l'altro in questo caso stiamo pensando di chi sarebbe il beneficiato, cioè i cittadini che sono qua, sono i residenti che dovrebbero essere felici di avere un'area pedonale davanti a casa loro, no? Perché si pongono questo problema? Perché sanno benissimo, perché lo vivono quotidianamente, tutte le volte che capita per una qualunque ragione una chiusura di quell'asse, conoscono le ripercussioni che si hanno in automatico. Guardate che segnalazioni di questo genere all'assessore Marana, so che arrivano sul traffico che, quando ci sono questi problemi, si aumenta in maniera spropositata, arrivano da mesi. Dei cittadini mi hanno sollecitato più spesso questa questione, dicendo guarda che poi l'assessore non risponde mai, e oggi capiamo anche perché comunque con noi non risponde, forse il silenzio in alcuni casi è il mio modo di affrontare le cose, però non è quello che mi aspetto da una maggioranza, che io rappresento una maggioranza che ci ha raccontato di un progetto di condivisione sul territorio, di discussione su tutti i temi, soprattutto quelli, scusate, sulla gestione del quartiere dove si vive. Ma questo è assolutamente calato dall'alto. Noi siamo qua che ci affrettiamo a dire guardate, sarebbe meglio la terza soluzione, che comunque è già superata, perché l'AMA ci ha detto che quel progetto lì, e concludo, che quel progetto lì è quello su cui si sono basati, che hanno sviluppato. Quindi in realtà non è esattamente quello il progetto che domani sarà approvato, ma è un progetto che già prevede gli sviluppi e forse anche alcune delle osservazioni, per paradosso, che noi stiamo qui a votare oggi. È possibile, ma è abbastanza paradossale il fatto che
perché mi fa pensare, ma che utilità ha quello che stiamo scrivendo? Se è già di là in gran parte, cosa ci stiamo a fare noi qua oggi? E quindi è proprio la gestione di tutto che, scusate, è un controsenso. Grazie. Grazie. Io naturalmente non posso che associarmi nel brigatino ai partiti che mi hanno preceduto. No, forse anche io ho partito. No, venite, ma sono anche per favore. Sul simbolo delle robe ci hanno fatto piccolo. Ma dov'è il simbolo? Adesso che anche di Gennaro. In questo mio associarmi non mi stancherò mai di richiamare l'assordante assenza dell'assessore. Io sono senza parole. Ripeto, sono senza parole e più passa il tempo e più me ne vengono a mancare, perché poi della tua frase non me la ricordo. Dimostrazione della maestà? No, neanche. Cioè, dimostrazione di debolezza, di inconsistenza e di un nulla, di una scarsa convinzione. Perché se l'assessore fosse veramente convinto di questo progetto, sarebbe stato qua stasera a difenderlo. Sarebbe stato qua a dirci qualcosa. È veramente grave la sua assenza, perché oltre a dimostrare l'essere pavido, dimostra anche che non è neanche convinto delle sue idee. E questa cosa da parte di un assessore di qualunque partito politico è una cosa gravissima. Dal mio punto di vista è veramente allucinante. Ecco, questo chiudo, grazie. Hola. Avevo già espresso i miei dubbi in merito a questo progetto in commissione, infatti mi ero astenuto, però devo dire che dopo gli incontri che ci sono stati questa sera, specie da parte di Amat, la presentazione dei loro rilievi, francamente sono abbastanza sconcertato, perché conosco molto bene la zona. Secondo me i dati che ci hanno fornito sono scarsamente attendibili, purtroppo. Quindi per cui il mio voto sarà contrario, rimarcando anche il fatto che l'assenza dell'assessore non abbia giovato. Quindi spero veramente che parla del presidente di prima, che questa questione non si esaurisca. Grazie. Beh, almeno uno che dica voto a favore, spero di farlo a nome del resto della maggioranza, credo che sia necessario. Mattia, ti prego. Chiaramente dal nostro punto di vista è espresso in queste quattro pagine, che crediamo possano essere un contributo importante, sperando, auspicando che sia un contributo letto e preso in considerazione. Riteniamo, e questo credo che sia veramente importante, che sia soprattutto il disegno, sia soprattutto lo spirito, sia soprattutto la motivazione all'origine di queste scelte, quella che noi condividiamo e quella che noi per cui noi votiamo a favore di questo provvedimento. Siamo convinti che sia un provvedimento che farà il bene della città e del suo centro storico, di cui noi siamo rappresentanti. Sono convinto che il benessere, i beneficiari di questa saranno sicuramente anche i residenti, in particolare della piazza stessa. Uno in particolare mi diceva: certo, più sono stati di gioia per la moderna, perché mi penalizzano la parte sotto casa, ma soprattutto saranno le 600.000 persone che vengono in centro tutti i giorni, non solo i 90.000 che vengono in auto, ma le 510.000 che vengono con altri mezzi. Sicuramente saranno i turisti, sicuramente saranno le centinaia di migliaia di turisti che verranno nei giorni di Expo e che auspichiamo verranno dopo. Sicuramente saranno coloro che vedranno una situazione diversa, non vedranno una lingua d'asfalto percorsa da macchine ad alta velocità, ma vedranno uno spazio fruibile, uno spazio a disposizione dei cittadini, nei modi che andremo a vedere, a rivedere. Chioschi, non chioschi, le traie lasciamo perdere, perché io
non le trovo neanche particolarmente pessime come idee, ne ho viste tante in tante città, anche in zone monumentali, senza che questo provochi particolari problemi, però ci prendono in giro, non sono problemi. No, non credo neanche che ci si possa far prendere in giro perché si mettono delle poste di sdraio con le bandiere dei partecipanti all'estero. Comunque credo che potrà essere davvero uno strumento di valorizzazione e di rivalutazione della città, per cui voterò convintamente a favore di questo, di questo documento e quindi del progetto di penalizzazione. Va bene, grazie per le votazioni. Il PD però è solo parte parte l'assessore. Siamo fatti così. No, il comunismo è tale che io parlo come la maggioranza, la vicepresidente. Un passo dalla costituzione. Possiamo chiudere. Un passo dalla fusione. Ma adesso che si conte lui. La fusione se stesso, l'autofusione. L'autofusione. Allora. Allora, scusate, tanto per capirci, la riunione del capigruppo che c'è stata prima ha definito che settimana prossima c'è consiglio fissato mercoledì. Per una ragione tecnica, perché se no non si riescono a fare le commissioni che servono per portare. Sarà fissato mercoledì alle 20:15 per la vostra gioia. Volevate giovedì, non credo. E siccome non si può saltare quei 10 giorni, perché la settimana dopo è peggio della settimana prima, come mi insegnate, è l'unico modo per collocarlo, non ho alternative. No, non è finito, si va avanti quando finisce il momento. Naturalmente la commissione di Donofrio sarà anticipata a martedì e sarà convocata la commissione commercio sempre martedì. Dalle 6 alle 7 e dalle 7 alle 8. Esatto, anche se il presidente Abbo non c'è, ma troveremo qualcuno. Sarà il vicepresidente.